Andiamo da Alessio Schisari, me lo aprite di nuovo? Siamo a Montalcino e ho detto tutto già, no? Basterebbe Beh, quello. in Toscana. Allora, Alessio, con chi sei? Sì, Tiziana, sono con Elisa Fanti, che è la proprietaria di questa vigna che vedi qui intorno a me. Qui si produce il rosso di Montalcino, si produce il Brunello Ecco, di a questo Montalcino aspetta, e aspetta siamo qui per Alessio, che mi ha raccontare. chiamato anche Arditti, ma già me l'avevano detto qui in studio, mi hanno detto di ad Alessio di non tornare a mani vuote. Arditti mi ci ha proprio chiamato Sì, appositamente. ripetutamente. No? Ripetutamente. No, regolati, diciamo, se vuoi tornare a Roma puoi tornare, però vedi tu che cosa puoi fare. Procedi pure, vai col rosso. Allora, vincerò le mie resistenze nei confronti del vino per questa cosa che mi avete chiesto, solo perché me Sì. l'avete chiesto. Allora, dicevamo, sono qui con Elisa Fanti, con i suoi lavoratori, per raccontare una crisi che nessuno si aspetta fondamentalmente, perché noi leggiamo che gli italiani bevono più vino, però Elisa, insieme agli altri produttori del Brunello di Montalcino, quelli del Consorzio, ha chiesto lo stato di calamità naturale. Perché? Che cosa sta succedendo? Allora, sta succedendo che stiamo affrontando delle fortissime perdite finanziarie. Io nel mio piccolo, nella mia azienda, si parla di circa 50.000 euro al mese ad oggi. E Accidenti. questo perché i nostri clienti principali sono i ristoranti, le enoteche, l'export e il turismo. Al momento è tutto fermo. Ma abbiamo esattamente le stesse uscite di un'annata normale, perché i nostri vigneti devono essere curati con lo stesso amore, lo stesso passione, ma soprattutto con le stesse finanze di un'annata normale. Quindi abbiamo le stesse uscite, ma non abbiamo le entrate, o Voi non comunque le entrate lavorate online sufficienti. con le E vendite questo non online, mi dipende da pare di noi. capire. O comunque una fettina piccola Noi piccola come per azienda voi. pochissimo, 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 perché per scelta aziendale, questa è stata una scelta nostra, perché non vogliamo metterci in competizione con i nostri clienti, che a loro volta hanno il mercato online, quindi aziendalmente non facciamo la vendita online e quindi non abbiamo, come si dice, le entrate sufficienti per coprire i E lei costi diceva che ci sono perché la ristoranti, natura non si enoteche, ferma. ma anche l'export è fermo. In che percentuale voi Sì. lavorate con l'estero? 60%, sì. Accidenti, quindi togli quello, poi Poi togli c'è la un vendita ai 20% ristoranti. Italia, eh sì, 20% Italia e 20%, 15% della vendita diretta, però insomma ecco, diciamo i canali nostri non vendendo alla grande distribuzione sono praticamente fermi, Elisa, e che cos'è quindi che il chiedete problema al è veramente governo? grosso. Allora, noi si chiede di salvare le nostre aziende dandoci liquidità presto, perché i vigneti non aspettano, la natura non aspetta, abbiamo bisogno di andare avanti e soprattutto abbiamo bisogno di accedere a dei fondi in maniera molto veloce, Chiaro, la di avere tempestività è delle tutto, moratorie il sui tempo in mutui, questi casi per la tutte le storie che stiamo tempestività. raccontando è tutto, lo chiedo anche a È Scanavino. fondamentale e Sì, soprattutto secondo me deve essere cioè il credito e i fondi devono essere a fondo possibilmente e perduto. facilmente accessibili indipendentemente dai rating, perché oggi la priorità è salvare le aziende e non Prego, voglio sentire guardare anche alle Scanavino. posizioni. Sì, a noi serve denaro. Garantito dallo Stato, ovviamente, perché le nostre aziende hanno già un livello di indebitamento dovuto al fatto che noi facciamo investimenti e quindi in attività normale, in un momento normale, avremmo fatto fronte con il commercio, con la nostra attività caratteristica. Oggi, avendo l'attività caratteristica, cioè la vendita rallentata, addirittura ferma in alcuni casi, ci serve liquidità a garanzie pubbliche.
Se questo avviene noi andiamo avanti, altrimenti è un problema. Abbiamo bisogno anche del fondo perduto, però devo dire, sono cifre così importanti che non ci aspettiamo che non vi aspettate che, quello, mi di è essere chiaro. Ristorati in questo modo. Certo. Ma liquidità, voi dite almeno la però la garanzia pubblica, dello Stato e avere questa liquidità, questa liquidità immagino il prima possibile. Perché se arriva tardi subito. Nel frattempo sei morto, il paziente potrei diciamo, dire non c'è ieri, più. Ecco. Senta, so che tra poco ci sarà o c'è già un problema di manodopera per l'agricoltura? Beh, problema c'è già serio, un problema intendo. Di manodopera serio, soprattutto al partito dal sud, ma pian piano si sposterà verso il nord, avendo poi la raccolta delle grandi produzioni estive. Perché di fatto le raccolte le fanno gli immigrati in buona parte d'Italia. Sì, e tra l'altro c'è una, diciamo, un'abitudine, una consuetudine, che sono immigrati che ogni anno dal loro paese d'origine, Romania, Albania, Marocco, vengono in Italia, per fare lavorano i raccolti. Adesso non possono mesi. Venire, qual è la soluzione che voi immaginate? Beh, la soluzione intanto è provare a farli venire attraverso corridoi verdi e quarantene attive, una serie di questioni burocratiche sì. che stiamo provando. E poi la soluzione è intanto far lavorare gli italiani, quelli che vogliono, e anche quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza, che sono in cassa integrazione del 0 ore, disoccupati. Prima di tutto far lavorare gli italiani. E anche siamo magari un po' controcorrente, regolarizzare no? gli immigrati. Esatto, noi siamo un po' controcorrente, però abbiamo chiesto di regolarizzare gli immigrati che già sono sul territorio. Intanto gli diamo una tessera sanitaria e gli assegniamo un medico e eliminiamo un problema sanitario. Perché se è vero che facciamo bene al dicono paese, facciamo bene esatto, a loro, per capirci. 150.000 aspetti un attimo, immigrati. Scamamino, che